accompagni la decisione di parifica, di assicurare l'equilibrio del bilancio migliorando l'efficacia e l'efficienza della spesa. Ed in questa relazione la Corte formula le proprie osservazioni in merito alla legittimità e regolarità della gestione, ma non solo, propone le misure correttive, gli interventi di riforma che ritiene necessari. È in fondo un controllo sulla gestione ad ampio spettro, che supera quella che episodicamente si fa in sede regionale ed in sede centrale, perché ha a oggetto tutta la gestione finanziaria. È evidente quindi che l'intervento del pubblico ministero contabile risulta collegato alla funzione di controllo in questione.